Dal Vangelo secondo Marco. In quei giorni, poiché vi era di nuovo molta folla e non avevano da mangiare, Gesù chiamò a sé i discepoli e disse loro: «Sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Se li rimando digiuni alle loro case, verranno meno lungo il cammino, e alcuni di loro sono venuti da lontano». Gli risposero i suoi discepoli: «Come riuscire a sfamarli di pane qui, in un deserto?» Domandò loro: «Quanti pani avete?» Dissero: 7. Ordinò alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani, rese grazie, li spezzò e li dava ai suoi discepoli perché li distribuissero, ed essi li distribuirono alla folla. Avevano anche pochi pesciolini. Recitò la benedizione su di essi e fece distribuire anche quelli. Mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte. Erano circa 4.000, e li congedò. Poi salì sulla barca con i suoi discepoli e subito andò dalle parti di Dalmanutà. Quante volte noi ci voltiamo da un'altra parte pur di non vedere i fratelli bisognosi. E questo, guardare da un'altra parte, è un modo educato di dire: in guanti bianchi arrangiatevi da soli. E questo non è di Gesù, questo è egoismo. Quei pochi pani e pesci condivisi e benedetti da Dio bastarono per tutti. E attenzione, non è una magia, è un segno che invita ad avere fede in Dio, Padre provvidente, il quale non ci fa mancare il nostro pane quotidiano, se noi sappiamo condividerlo come fratelli.